Sabato scorso, in tutte le maggiori piazze italiane, migliaia di cittadini hanno manifestato coralmente il proprio dissenso nei riguardi del Green Pass o tessera verde, il documento rilasciato solo a chi si è sottoposto a vaccinazione o a tampone con esito negativo valido per 48 ore, voluto dal governo Draghi non più soltanto per avere accesso allo sport, al mondo della cultura, a cerimonie e luoghi affollati o per spostarsi all'interno della nazione, ma dal 15 ottobre anche per esercitare il proprio diritto al lavoro e allo studio presso le università. Lavoratori, studenti, uomini, donne e anziani che da nord a sud, ormai da alcuni giorni e su input dei portuali triestini, manifestano il proprio rifiuto di accettare che alcuni diritti costituzionali vengano concessi previa esibizione di Green Pass e relativa scansione del QR code. Anche la città di Trapani sabato ha risposto alla chiamata di Trieste, organizzando una protesta pacifica priva di vessilli di partito o sindacato, che si è svolta in piazza Vittorio Veneto prendendo corpo alle ore 16:30, per sciogliersi poi verso le 19, con appuntamento al 21 sabato. La manifestazione No Green Pass trapanese, come più volte annunciato e sottolineato dai vari partecipanti che a turno hanno preso la parola, non ha inteso essere un momento di divisione o di schieramento vax-no-vax, ma al contrario un invito a restare tutti uniti contro uno strumento, la tessera verde, considerato illegittimo. La manifestazione constava di circa un centinaio di persone che hanno ricordato i principi della democrazia, intonato cori di solidarietà per Trieste e l'Italia tutta ed esposto striscioni e cartelli. Su uno di questi si leggeva: «La libertà non è un dono dello Stato, ma un dono di Dio».